Eccoci qua raga, purtroppo non sapevo del download di Halo, Halo 2, Halo Reach e Halo 3. Quindi ovviamente è bellissimo che Halo e Halo 2 sono anniversari. Allora spieghiamo il perché. Anche Halo 3 c'è la versione non è una versione anniversario, perché è la grafica un po' più aggiornata, come anche Halo 3 ODST o Halo 4. Mo Halo e Halo 2 sono molto vecchi come capitoli, quindi l'anniversario è la versione remasterizzata dopo Halo 4, quindi noi vedremo una differenza grafica spaventosa se c'è l'alternativa di opzioni di come si chiama di opzione di gioco, che credo che c'è la variabile tra il classico e l'originale, tra l'originale e il moderno. Ora di cominciare Halo, l'inizio di tutto, e io voglio vedere come si può alternare tra la versione originale e non originale, di cui vorrei alternare pure il cinematico. Ok, è cominciato proprio come abbiamo lasciato con Halo Reach. Bellissimo sta cosa. Ma questo non mi ricordo se fa parte della remastered o meno. Ma mi sembra che questa è la versione originale, neanche la remastered. Voglio vedere un attimo impostazioni. No, voglio vedere i comandi, tastiera. No, voglio vedere i comandi. Ok. Che cosa? Imposta pulsante per attivare e disattivare la grafica, tabellone multiplayer. Boh. Ah, dipende. Tab. No, non voglio il tab, voglio. Ecco qua. Cambia granata. Cambia arma, azione, lancia granata. Ok. Vediamo se è come dico io. Ok, no, stavo guardando una cosa. No, credo che questo qua. No, voglio vedere come si può cambiare la grafica, dopo vediamo. Cortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no? Oddio, parte poi così parte. Veramente. Abbiamo fatto un salto nel buio. Come sono? Arrivati qui per primi. Le navi dei Covenant sono più veloci. Ci hanno seguito da Reach perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate. Viaggiavamo a emissioni zero, no? Solo prima di rallentare. Poi chiunque avrebbe notato la nostra scia nel subspazio. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Allora, qual è la situazione? I nostri caccia stanno terminando l'ultima ricognizione, niente di serio. Ma ho individuato segni di avvicinamento di diversi gruppi da battaglia classe CCS. Tre grandi navi per ogni gruppo. E tra circa 90 secondi li avremo addosso. Allora ci siamo. Riporta la nave al livello di allarme Alfa. Tutti al posto di combattimento. Tutti, signore? Tutti. Cortana. Mm? Accogliamo i nostri vecchi amici come si deve. Ho già cominciato. Attenzione a tutto il personale combattente, tutti al posto di combattimento. Ok. Qui
Quinto plotone, chiudere rampe su ponte 11. Quattordicesimo plotone e ventiduesimo tattico alla paratia Charlie 14. Avete sentito la signora? Datevi da fare! Non è un'esercitazione, ripeto, non è un'esercitazione. Bellissimo, conosco il doppiatore. Ancora una volta dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti. Stiamo abbandonando la nave per affrontare i Covenant a terra. Quando incontreremo i nemici, li faremo a polpette! Giusto, Marines? Signore, sì, signore! Certo che ho ragione. Muoversi a passo di corsa! Attenzione a tutto il personale. Torniamo all'attacco. Contatto esterno e interno imminente. A tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino, oggi è il vostro giorno fortunato! Ok. Wow! Bene, scongeliamolo. Ok. Aspetta. Sistemi di basso livello attivati. Apertura involucro fra 30 secondi. Bellissimo. È caldo. Va. Rimozione perni. 5 secondi. E il vero Halo è così, raga. Tutti i sistemi sono sul verde. Ciclo completo. Scusi lo scongelamento rapido, capo. Qui siamo tutti un po' di fretta. Il disorientamento passerà presto. Ma è tornato, signore. Ora la prepariamo al combattimento. Si guardi intorno, per favore. Serve una calibrazione per la diagnosi della sua corazza. Bene, grazie, signore. Monitor dello stato di salute attivi, signore. Un classico. Segni vitali normali. Nessuna bruciatura da freddo. Ok, ora può uscire dal tubo criogeno. Pensavo che c'era l'animazione. Cioè, ci sta, ma non quello che pensavo io. Le ho dato una doppia dose di stimolante. Giri intorno al tubo criogeno e mi raggiunga per la diagnosi ottica quando è pronto. Ok, che così lo capisco, però io voglio vedere una cosa. Si metta sul quadrato rosso. Ah, eccolo qui, la differenza grafica. Ma aspetta. Così è il classico. Qualcosa dice che dovrei entrare qui dentro, giusto? Madonna, come sei brutto. So che di solito i tecnici controllano anche i sensori per la mira, ma abbiamo poco tempo, capo. Guardi le luci lampeggianti e prenda la mira. Appena le aggancia, cambieranno colore. Ok, sembra a posto. Signore, sto rilevando errori di calibrazione. Provo a invertire la sequenza dei suoi rilevatori di mira. Mi dica se va meglio in questo modo, signore. Provo a prendere la mira. Madonna, va meglio così o come prima? Ok, lascerò la sequenza invertita, ma se vuole potrà comunque cambiarla da su. No, che cosa? No, infatti, no. Scordato. Pronti per il test scudo energetico? Mi segua alla postazione del test dello scudo. Gruppi di fuoco, occupare posizioni difensive da Alfa Sierra. Rilevati mezzi d'abordaggio nemici in avvicinamento. Pronti a respingere gli intrusi. Comunque è bellissimo perché questa versione remasterizzata. Resti sul quadrato giallo, ci vorrà solo un secondo. È troppo bello vederlo in versione originale, madonna. Raga, la differenza è spaventosa. Perché giustamente tra Halo 4 e il primo Halo. Ok, attivate i suoi scudi energetici. Raga, io adoro alternare adesso. Bene. Carica degli scudi completa. Ok, signore, ora li abbassi che testiamo la ricarica automatica.
Troppo bello alternare, ok, basta. Ricarica normale, l'indicatore segna verde. Ponte a Creo 2, qui è il capitano Keyes. Mandate subito il capo al ponte di comando. Capitano, così salteremo il controllo delle armi e... Ho detto subito, soldato. Sì, signore. Il capitano sembra nervoso, meglio sbrigarsi, penseremo dopo alle armi. Ok, lascio in funzione almeno la diagnosi automatica. Buona idea, raggiungi il gruppo di evacuazione, Sam. Affermativo, il tempo di resettare il computer e me ne vado. No, stanno forzando la porta. Allarme! Intrusi nel Creo 2! No! Sam! Svelto, dobbiamo uscire di qui, subito! Da questa parte! Allarme a tutto l'equipaggio, intrusi sui ponti di sinistra 4, 7 e 12. Squadra Baker, all'attacco! Ah, è stato attaccato in bot... Poveraccio. Oddio, i piedi. Madonna, vabbè, involontariamente ho fatto questo passaggio, ok. Voglio fare un attimo una cosa, voglio impostare bene perché così voglio variare. Selezione la tastiera. Non mi piace l'F1, voglio mettere qualcosa che... Madonna, la differenza è colossale, grazie, dai. Madonna, differenza. Bellissimo, che tu non lo vedi così, però lo sei. Bellissimo. Bloccate con le porte blindate, svelti, svelti! Madonna, cioè, mettiamo in tutti i colori, però non ho. Attenzione, incursioni di Covenant sui ponti di sinistra 3. Ok, la smetto di guardare. Bellissimo. Capo, Cortana la vuole in plancia subito. Bellissimo le animazioni, i modelli. Niente. Allora, vediamo com'è la plancia. Io voglio vedere il lassù. Mangia questo. Stai indietro. Oh, sì. Bellissimo, raga. Oh, a me alternavano le facce più o meno, però cambiavano meno i colori. Signore, il capitano la vuole in plancia al più presto. Mi segua, prego. Merda. Svelto, capo. Fuoco. Come ero brutti fatti. Vabbè, no, io te l'ho guardato. Ciao. Che guardi? Squadre d'abordaggio nemiche sui ponti di dritta da 8. No, io sto ammirando la differenza grafica tra il presente e il passato. No, io ora voglio vedere la differenza grafica, raga. Sì, però voglio parlare con il capitano Keyes, ci attende, signore. Vabbè, andiamo per di qua. Oddio, eccolo. No, è ora di vedere la differenza. Capitano Keyes. Che piacere vederti. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di super corazzate dei Covenant contro un solo incrociatore.
In queste condizioni mi bastano tre. Facciamo quattro vittime. Dormito bene? Sì, alla faccia di come guidi. Ti sono mancata? Rapporto. Deve essere stato uno dei loro gruppi d'assalto. Direi una carica antimateria. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato. Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo Call, articolo 2. Abbandoniamo l'Otum. Vale anche per te, Cortana. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Voglio atterrare con l'Otum sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo interesse, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una corazzata è inaccettabile, e ciò significa che devi lasciare la nave. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza, caricale sul mio laccio neurale e preparati a un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. E qui entri in gioco tu. Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico. Se la catturano, sapranno tutto. Spiegamento delle forze, ricerche sugli armamenti. Terra, capisco. La Otum eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda. Ti auguro buona fortuna. La tua struttura non è molto diversa da quella della Autumn. Non farti strane idee. LOL. Non la tengo mai carica. Dovrai trovarti le munizioni da solo. Bene, è ora di farlo. Bellissimo. Her for her. E poi c'è tutta sta cosa che non c'è manco più. Vabbè, ok. Dove devo andare in tutto ciò? Io vi voglio bene, ma dove devo andare? Ah, qui. Quei Marines hanno bisogno di aiuto, capo. Fai del tuo meglio. Abbassa la testa! Forza! Mi ricevi? Maledizione. E anch'io lo vedo. Qualcuno li vede? Oh, guarda che bello. Anch'io. Dov'è andato? Dov'è andato? Ho sentito il capo è morto. Voglio vedere gli altri dove sono. Ho ammazzato quasi tutti. Là è morto uno, voglio vedere questi qua che fine hanno fatto. Ah, gironzo per... va bene, lasciali gironzare là. Bene, dobbiamo andare per di qua, presumo, sì. Vedete delle munizioni là sopra stanno rispetto a Rich? Squadra di combattimento Ponti 7 e 8, ritirarsi. Vigile, ci ha colpito qualcosa. Svelti, alla camera d'equilibrio! Quindi qui? Sapevo che ce n'era uno a bordo. Il trucco è far fuori sempre il più grosso. Ah, è vero, il corpo a corpo non era come quello Rich. Questo non respira.
Stanno usando le camere d'equilibrio delle nostre scialuppe per entrare. Noi usciamo e loro entrano. Furbi, bastardi. Avanti, capo. Controlliamo noi. Guarda, ti riserva punti da 5 a 9. Ritirarsi in seconda posizione difensiva. Prende fuoco, ci serve una mano. C'è da considerare che questi erano i più pericolosi, erano dei più pericolosi inizialmente, adesso praticamente non più. Non è più pericoloso per me. E so che adesso è più divertente. Le due differenze estetiche, bellissime. Guarda com'è bello, ancora sei vivo. È scuro, ma è stancato. Ah, è morto, poraccio, aveva pazienza. Non potevo salvare mica tutti. Ah, posso cambiare l'arma, però devo cambiarlo solo uno, giustamente. Mica mi fa cambiare una... Cioè, ho solo un'arma a porta di mano, non posso... L'equipaggio e personale ai punti da 9 a 12. Raggiungere i punti di evacuazione. Covenant, al piano di sopra. Il fatto che non ho neanche una granata. Oh, un'altra volta sono caduto. L'angolazione è perfetta, si è messa in una buona posizione. Far fuori sempre più grosso. Oddio, la difesa ce l'ho basta. Attento, può essere ovunque. Continua così. Vedi, quando loro scappano ogni volta che il capo viene ucciso, quindi è a posto. Del personale operativo alle scialuppe ritirate ai punti di evacuazione. Fuoco di copertura. A volte è ottimo cambiare la visuale, perché no, è morto. Brucia. Oh. Vedete come a volte ti salva, vedete, cambiando. Potrai dare una mano. Sì, con calma. Equipaggio, è il capitano che parla. Pronti ad abbandonare la nave. Squadre combattimento, respingere gli invasori fino all'evacuazione del personale operativo. Sganciano le scialuppe, dobbiamo sbrigarci.
Me ne ricordo. Attenzione, porte blindate in chiusura. I Covenant distruggono le cellule. Non ci vogliono proprio. Dovremo usare gli accessi per la manutenzione. Seguite il punto di rotta, vi porterà a un'uscita. Ah, me la ricordo sta cosa. Ho capito. In realtà, ecco, avevo la lanterna e me l'ho scordato. Rilevo Covenant all'esterno dei varchi d'accesso. Rilevatore di movimento attivato. Troviamo un'uscita sicura. Siamo troppo vicini. Dobbiamo trovare un'altra uscita. Il rilevatore segnala via libera. Aspetta, dobbiamo passare da quella porta, ma un'esplosione l'ha danneggiata. Analisi. Il meccanismo di controllo della porta è inattivo, ma è stato gravemente danneggiato. Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio dell'aria. Figo. Riuscite. Però io vorrei vedere la versione, la nave all'interno com'è. Odio quell'arma. C'era un altro qui, a me è morto. Bello com'è. Squadra di combattimento da Sierra Victor, pronti a evacuare. Qualcosa mi dice che dobbiamo scappare per di qua, giusto? Però io vorrei vedere... Oddio, mi ricordo questo. Sembra che i Covenant volessero prendervi di sorpresa. A quanto pare non ci sono riusciti. Madonna che... Quasi involontariamente. Ok, credo che abbiamo qualche problemino. Mi sono cagato sotto. Ti sei fatto sgamare però, A tutte le squadre di combattimento, ritirarsi in terza linea difensiva. Eccone una. Non sai fare di meglio? Troppo bello variare la... I danni alla sovrastruttura sono grandi. Non so quanto potrà ancora resistere la Autumn. Bellissimo, no? Mi piace variare, capito? Io voglio vedere com'è il finale. Beh,
bella, è rimasto. Granate. Vedi che è F. Quadro di combattimento ponti 7 e 8, ritirarsi in seconda posizione difensiva. Basta una scialuppa. A bordo, prima che parta. E qual è? Qual è la scialuppa? Qual è la scialuppa? Non capisco qual è la scialuppa, ditemi l'indicato. È tosto, vediamo qua. Oh no! È il momento ideale per andarsene. No, volevo vedere. Sì, signore. No, volevo vedere. Ce la faremo, vero? Non voglio morire qua giù. Guardate! È un pianeta, praticamente. L'anello è un pianeta. Che cos'è quello, tenente? Che ne so, ma ci stiamo atterrando sopra. L'Otom è stata colpita! Lo sapevo. La Autumn sta accelerando. Keys, va in manuale. È la Madonna. Attenti tutti, ci siamo. Tra 5 secondi entriamo nell'atmosfera dell'anello. Dell'anello, infatti, lo dico da lì. Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene. Se avessi ancora le dita, le terrei incrociate. Bello davvero. Bene, raga, abbiamo praticamente fatto la prima parte della campagna, il primo pezzettino, l'inizio. Siamo troppo veloci. No, i freni, sono saltati i freni. Perdo il controllo. Pronti all'impatto. Se non sbaglio moriamo quasi tutti. Finisce poi alla grande, se siamo sempre da solo. Capo, mi senti? Finalmente. Tutto bene? Puoi muoverti? Morti tutti, grazie. Bello le mani. Gli altri, l'impatto, non c'è più niente da fare. Beh, raga. Attenzione, astronavi dei Covenant in avvicinamento. Meglio spostarsi su quelle colline. Se va bene, i Covenant crederanno che siamo tutti morti nell'impatto. Sto rilevando migliaia di specie vegetali. L'ecosistema dell'anello è incredibilmente sofisticato. Allarme! Nave nemica è in arrivo. Staranno cercando superstiti. Meglio andare via subito. Sì, ho capito. Sì, perché dovevo capire
Mamma mia, che casino. Vabbè, raga. Spero che abbiamo fatto un po' di stealth lì. E li abbiamo un po' ingannati. Vabbè, ho capito, volevo vedere... Madonna. Ok, raga, la stoppiamo qua. Qui dal 38, al prossimo video. Passo e chiudo.